bodybuilding. Sì, oggi abbiamo avuto la fortuna di eseguire un piccolo lavoro sulla schiena di Carmen. Che ecco, si è vediamo, prestata. Guarda, questo lavoro, siamo tutti in trepidante attesa, si gira. Ecco qua, il nostro bellissimo leopardo, che cos'è? Sì, è un giaguaro. Vabbè, Carmen ha avuto fiducia nel farsi dipingere nella propria schiena. Antonio sta fissando la schina oggi. Sì, no, diciamo, bellissimo il disegno che è stato fatto. Complimenti, è stato bellissimo. Grazie, grazie. Ecco, nello schermo Dina dalla regia ci ha mandato anche un po' di immagini di quelle che sono la lavorazione, che è stata la lavorazione in 35 minuti secchi di cronometraggio. Sì, abbiamo eseguito il lavoro velocemente. Ci siamo prima preparati una sagoma per avere dei punti di riferimento e poi dopo abbiamo lavorato tutto a mano libera con dei colori all'acqua, in modo che tranquillizziamo anche Carmen, che dopo il disegno andrà via. Dopo una settimana. No. Ma soprattutto tranquillizziamo Alberto e Giuseppe, due amici miei, che poi ti spiego chi sono. Vabbè. Allora, no, l'aerografo. Non l'ho toccata. No, no, infatti non l'ha toccato, perché comunque vabbè. Ecco, l'ha toccato però l'aerografo, neanche. No, neanche. Perché come funziona? Spiegamolo. L'aerografo funziona col principio della nebulizzazione, quindi viene miscelato l'aria e il colore, quindi è solo una... Ha sentito solo un soffio sulla schiena, penso. No? Piacevole, anche piacevole, perché con questo caldo, voglio dire, non si è rinfrescata. Allora, ovviamente abbiamo scelto un disegno che ci mostrasse in qualche modo un po' di colori, sì, un po', diciamo, gli abbinamenti, sì, no? Sì, di realizzare un disegno completo, anche se appunto ci abbiamo messo solo 35 minuti per realizzarlo. Comunque l'effetto non sembra poi... Rappresenta la mia anima felina. Ah, questo... caspita, È aggressiva allora, Carmen. Lui ovviamente l'ha scelto senza neanche conoscerti il soggetto. Non è vero. No, non lo so. Ma guardando l'intervisione traspare questa sua anima. È lì che hai preso lo spunto. È lì che ho preso lo spunto, sì, sì. Nello studio noi abbiamo anche ospitato il casco di Starbikers, che è stato appunto aerografato dal nostro Alex, quello che utilizziamo i nostri test. Poi ci sarà c'è la seconda sorpresa. Vabbè, vedo dei movimento dall'assistente, stanno passando una cosa fuori. Ah, guarda, io questo lo volevo consegnare da un po' di tempo. Questa è una replica di quello che abbiamo fatto da strada, che è lì tra l'altro, lo stanno vedendo. Sì. E questa è in versione off-road, lo consegno a Carmen. Vediamo la Carmen, che è lei che sta facendo i test delle moto ultimamente, quindi vabbè, di solito il Motard se ne occupa Antonio, però sì, insomma, sì, sarà il casco che userà Antonio. Ma è giusto che la presenza femminile lo abbia... sicuramente. Ormai se gli ha fatto il disegno, le ha dato il casco... Cosa ne manca? Un appuntamento. Vero? Ci sta sentendo Nadia! Zitti. Allora, siamo in conclusione. Carmen, hai fatto bottino pieno, te ne puoi anche andare adesso. Ciao, alla settimana prossima. Alla prossima. Grazie anche Alessandro, grazie anche Antonio D'Amores. Ci vediamo la settimana prossima, ciao. Buonasera a tutti, ciao.